Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la Santa Messa del mercoledì della quarta settimana di Pasqua, messa in onore di San Giuseppe. Mercoledì, penso che tutti sappiamo, è il giorno in cui la Chiesa ha un ricordo particolare per questo grande santo sposo di Maria e protettore della Chiesa, nonché patrono della comunità parrocchiale che ho la gioia e l'onore di guidare. Quindi il mercoledì è sempre bene fare un ricordo particolare a San Giuseppe, ove possibile, e avere una grande devozione per questo santo che dopo Maria Santissima è certamente tra i santi umani il più santo dei santi. Ora, le letture di oggi ci danno due, ecco, belle possibilità di meditazione. La prima lettura ci offre un po' uno spaccato della vita della comunità cristiana delle origini, di Antiochia in particolare, dove ormai stiamo sostando da qualche giorno. Qui c'era un problema, e capire alcune cose e cosa facevano per ottenere il dono del discernimento, celebrare il culto del Signore e digiunare. In quel contesto lo Spirito Santo dice: guardate che Barnaba e Saulo devono essere riservati per l'opera per i quali io li ho chiamati. E dopo aver fatto discernimento per una cosa delicata, quindi per compiere una grande missione apostolica, Barnaba e Saulo sarebbero stati compagni di predicazione in giro per mezzo Europa per molti anni, di nuovo digiunano e pregano. Digiuno, preghiera e culto, quindi come strumenti per discernere la volontà di Dio e per chiedere la sua benedizione su tutte le nostre opere, in particolare su quelle importanti, sono strumenti abitualmente adoperati a suo tempo dalla comunità cristiana primitiva, oggi purtroppo spesso, a quanto pare, un po' trascurati dalle nostre. Ma sia la preghiera che il digiuno devono essere vissuti, riscoperti, se sono stati abbandonati, praticati e usati come Dio vuole che si usano, appunto come strumenti per ottenere le grazie, soprattutto di avere discernimento e conoscere la volontà di Dio e poi la grazia di poterla mettere in pratica. Quindi sono strumenti da sempre utilizzati nella comunità cristiana, normali. Non dovrebbe essere una cosa strana per un discepolo di Gesù sentire dire: facciamo un digiuno. E che problema c'è? Facciamo un digiuno? Cioè, è una cosa normalmente praticata. Ecco. Il fatto che oggi la legge della Chiesa, come sappiamo, sia molto molto mite, ecco, su questo punto ascetico rispetto a un tempo, diciamo che è veramente quanto di più mite si possa concepire, non deve, questo lo disse più di qualche circostanza San Giovanni Paolo II, farci calare la tensione. Noi non dobbiamo fare le cose perché siamo obbligati per forza dalla legge, ecco, dobbiamo fare le cose perché ne comprendiamo il valore e liberamente e con gioia le offriamo al Signore. Il Vangelo di oggi, molto bello, Gesù dopo aver chiaramente affermato la sua figliolanza divina e la sua uguaglianza con il Padre, chi vede me vede colui che mi ha mandato, no? Un tema ricorrente del Vangelo di San Giovanni, chi crede in me crede in colui che mi ha mandato, dice una cosa molto importante: io sono venuto come luce nel mondo e sono venuto non per condannare ma per salvare il mondo. Anche questo è un tema ricorrente nel Vangelo di Giovanni, cioè la volontà di Dio manifestata in Cristo Gesù è una volontà certamente salvifica, quindi vuole trarci fuori dai guai, ed universale, e per quanto riguarda lui è rivolta a tutti. Gesù dice: se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, non c'è nessuna intenzione, cioè, di prendere, tirare il collo e dire: ah, ti avevo detto questa cosa e non l'hai fatto. No, è quella stessa parola che io ho annunziato, che ti condannerà nell'ultimo giorno, perché ti mostrerà nell'ultimo giorno che se l'avessi osservata ti saresti salvato. Cioè, uscire dalla volontà di Dio, non mettere in pratica la volontà e la parola di Gesù, è condannarsi. Quindi questa è una cosa molto molto importante. Cioè, è chiaro che
poi il nostro Signore certamente prenderà atto di questo, no? Quindi non è che lui è estraneo a questo, ma non dobbiamo pensare anche alla condanna, che purtroppo disgraziatissimamente è un fatto reale per non poche anime, ma non dobbiamo pensare alla condanna come una sorta di rivalsa dell'Altissimo, no? Ah, io ti avevo detto di fare così, tu hai fatto colà e quindi ti sbatto all'inferno. Spero insomma che non sia, però si potrebbe avere anche questa idea nella testa. Ma se noi non osserviamo la parola di Gesù, ci sbattiamo all'inferno, d'accordo? Una cosa che non è una quisquilia. Quindi è in questo senso, ecco, che alcuni maestri di spirito e anche santi hanno detto che all'inferno ci va chi ci vuole andare. Nessuno vuole andare all'inferno con una volontà intenzionale, ma se non accoglie Gesù come unico salvatore e non ne ascolta la sua parola, quella è la fine che fa. Nonostante, dice Gesù, nonostante che io non ci avrei nessuna intenzione, non sarei venuto sulla terra, non sarei morto sulla croce, non avrei versato il mio sangue, non avrei predicato con abbondanza la mia parola, tutto questo che ho fatto è solo per tirare fuori l'uomo dai guai. E se l'uomo non si fa tirare fuori dai guai e vuole rimanerci, io non posso che dolorosamente prenderne atto. D'accordo? Ecco, quindi questo è un orizzonte, una prospettiva che dobbiamo sempre tenere presente per non cadere in erronee idee dell'Altissimo. Ecco, questo purtroppo non significa, nonostante la volontà salvifica universale di nostro Signore, che non ci siano persone dannate. Ci sono, perché purtroppo non sono pochi coloro che a Gesù non riconoscono come luce, non riconoscono come Dio, non ne accolgono la parola o anche quando la accolgono non lo osservano, autocondannandosi, autoescludendosi, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, dalla possibilità di essere salvati. Siamo orati, Gesù.